un'emozione magica, letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica: Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto. Ed eccoci qua, buon pomeriggio signori, perché siamo in diretta mondiale, 15:59 minuti primi, 06 secondi 23 decimi. Ringrazio anche la Jacqueline per avermi così cercato di farmi calmare un po', ma non lo so perché stiamo organizzando un candy camera nei call center, signori, oggi siamo in versione proprio candy camera, perché veramente io mi immagino già che sia un candy camera quello che sta per succedere. Oggi è venerdì, oh che bello, ormai, ma molti sospirano, diciamo basta lavorare. Invece no, tante attività lavorano sabato e domenica, noi lavoriamo 7 giorni su 7, non sappiamo nemmeno cosa sono le ferie, ma ci sta tutto. Allora, che buona questa caramella, oh, me la sto sì, me la sto degustando e vorrei aspettare prima di fare questa telefonata che la caramella, eccoci la caramella, bella bella, oh com'è bella, sì, è buona, tra l'altro buona, sostanziosa, e va bene, ecco, buonissima, buonissima, perfetto, molto bene. E allora, cosa succede oggi qui a Letteralmente Radio Network dallo Studio Zero, Rete Ferrara? Beh, come alcuni mi vedranno anche su Spreaker.com, su YouTube e più che ne ha più che ne metta, altre piattaforme, ho messo proprio la scritta buonanotte. Sì, buonanotte, che probabilmente questi soldi li vedrai, non li vedrai, eh. Questo perché? Perché oggi parleremo di una situazione, ma io non vi dico nemmeno l'oggetto, nel soggetto, nulla. Parleremo così perché oggi vorrei fare lo sciopero del silenzio e cercare di capire perché sta succedendo questo in Italia, in Europa, non si sa, perché certe aziende fanno un supporto, in parole povere, ad alcune figure di call center, che sono agenzie private, vabbè, io non dico altro, è meglio. E vediamo un po' cosa succede, così a ruota libera. Allora, silenzio. Ecco, intanto la Jacqueline si sta degustando i fichi. Oh, che bello, che bello. Sì, perché sì, questa mattina, mentre io ero in diretta mondiale, ovviamente, in tutte le varie piattaforme. Diretta mondiale. Eh sì. Lei è andata sull'albero e ha raccolto i fichi. Oh, che bello, brava Jacqueline. Che più tardi, finito questa telefonata, vorrei cercare di gustarmi anch'io uno, due, tre, forse cinque, sei fichi freschi, proprio genuini, che li ha raccolti. Ecco, intanto dice la Jacqueline che va lei a degustare i primi fichi raccolti freschi questa mattina dall'albero. Oh, che bello, che bello. E, sì, perché dopo dobbiamo partire. E sì, ora proprio che è il momento di chiamare loro, facciamo uno stacco. Sì, perché oggi mi sa che dobbiamo fare uno stacco, Libera il tuo sogno, ora ci pensa Maurizio DJ. Un'emozione magica. Letteralmente Radio Yoga Network, con più studi in Europa. Diffondi la sua voce, il suo messaggio e ti sentirai meglio. Beh, allora, ti sentirai meglio. Mi sta tornando la tosse, perché è una parola che ha un certo peso elevatore.
perché ora, sentendo questa telefonata in formato candy camera, vediamo un po' se riusciamo a raggiungere l'obiettivo prefissato, eh? Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici, se state facendo la merenda in Italia oppure state aggiornando e preparandovi a fare una doccia per andare a letto, leggere un bel libro, ricordate www.letteralmente.info, troverete tanti canali tematici, tra cui il settimo canale che è partito oggi dal titolo Radio Isvara, e poi troverete tante situazioni, tanti blog e sorpresa, sorpresa, io non vi dico nulla, www.letteralmente.info. Bene, siamo pronti? Ecco, visto che anche oggi conduzione tecnica, artistica, devo far tutto io perché Coco è ancora al mare. E vabbè, li chiamerò poi all'ordine ancora per qualche giorno, poi dopo rientrano tutti, eh? Sì. Pepino, lo spazzacamino, Nicola, Sharon. Vabbè, anche la nostra Maria Sol, sì, rientreranno tutte le nostre segretarie. Qui dallo studio 0 Rete Ferrara il sottoscritto vi dà il benvenuto, 16:04 minuti primi, venerdì 21 agosto 2020. Siamo ovunque, presente in tutti i vari network, social, media, web radio e più che ne metta. E pronti, pronti, si parte, sì, si parte non in vaporetto, ma in love boat, Vediamo un po' cosa succede, cominciamo a vedere come siamo messi oggi, vediamo un po'. Le risponderà il primo operatore disponibile. La informiamo che il nostro operatore risponde dall'Italia. Buonasera, il mio codice è 02986, come posso aiutarla? Buonasera a lei. Buon pomeriggio, 16:05. Da dove risponde, mi scusi? Come scusi? Dall'Italia risponde? Certo, sì, Ah, mi dica. ecco, le spiego. Nel mese di luglio abbiamo acquistato un vostro prodotto che siamo, direi, contenti più del 96%. Perché purtroppo questo prodotto non era proprio completo, ma non è un problema diciamo, della produzione vostra di Brown, ma di accessori. Però il problema è già stato risolto, va molto bene, direi. Devo ancora capire qualche cosina, come funziona, ad esempio se taglio il pelo nel naso, nelle orecchie. Ci penseremo. Ha solo un problema nel taglio delle rasature, dei baffi, non i baffi, scusa. Aiutami. Vicino alle orecchie. Rispondiamo per i concorsi, per le partecipazioni alle iniziative di rimborso. Io Sì, adesso se ho un volentieri. problema proprio del prodotto, non è Ecco, questo mi il scusi, mi è numero di venuto in mente, riferimento. scusami, è Sì. taglia bassette, ecco, le taglia bassette si chiamano, e taglia Ok. male, però non è quello il problema, ne ho dei vecchi di Brown, non è quello il problema. Invece, un altro problema che è insoluto è il problema che hai detto tu, che ti occupi di concorsi, cos'è che ti occupi esattamente? Iniziative di rimborso Rimborso. sì, a quale iniziativa ho partecipato? Ecco, guarda, io ho partecipato personalmente, essendo andato in un centro commerciale, diciamo, mentre che io facevo l'uscita finale, perché abbiamo fatto diversi acquisti, più il rasoio, ripeto, Series 8 della Brown, siamo andati vicino alla cassa, ma una cassiera, bellissima, cordiale, gentilissima. Per me è empatica, per me è da 10, bella presenza. Mi ha dato una vostra brochure, che poi non è una brochure, ma è un volantino. Hai presente quelli piccolini, non quadrati, ma in formato A5? Sì, mi dica, quindi ha Ecco. partecipato all'iniziativa, ora il rimborso, ora riparti da te, scusi, giusto? Sì, ecco, esatto. Ok. Allora, questo ha la possibilità, visto che abbiamo speso tra una situazione e l'altra circa 200
80 euro per i 3 anni di garanzia, che ne so io, più il rasoio, è circa 280 euro, 300 euro così, più o meno. E avremmo, dicono, lo... partecipato tramite il sito WhatsApp. No, WhatsApp, esatto, Ok, che mi Roger. dà il numero di telefono. Sì, volentieri, quanto è pronta? Mi dica. 3, 4, 7, Sì. 0, 1, 0, 7, 0, 0, 0. Verifichiamo subito. Molto bene, gentilissima. Perché, ti spiego, sono stati inviati due messaggi più anche lo scontrino, me ne sono occupato anch'io, non solo le mie segretarie, eccetera. Probabilmente c'è qualcosa che non va perché la prima volta non l'avete respinta, è stata bannata perché risultava incompleto lo scontrino. Non Ecco. abbiamo tutti i dati. Però ne abbiamo mandato un altro. E mi diceva che era ancora Purtroppo la negativo. problematica era la Ecco. stessa. Guardi, io le chiedo Però, questa scusa. Scusami cortesia. un attimo. La terza volta, invece, è andato bene, Roger, affermativo, e sembra che era tutto completo da definire Partecipato accordi. tramite il sito poi, perché io vedo solo due richieste con il numero Ah, se WhatsApp. vuoi te li leggo anche i vostri messaggi, ma ripeto, il problema qual è? Che al Guardi, come terzo il suo nome e tentativo, cognome, come il nome di chi? e cognome, di De chi ha Presidente? partecipato all'iniziativa? Sì, De Presidente, dottor Lodi Maurizio. Bene. Quindi scusi, non ho partecipato lei, mi sta chiamando per un'altra persona? No, sono io, Presidente, dottor Lodi Maurizio, ok? Allora, ti dicevo, al terzo messaggio, voi avete mandato, se vuoi ti comunico proprio quello che avete scritto, ma basta che vedi nel database tuo interno, il messaggio che dice che è affermativo, Roger, che è tutto completo e poi le sapremo dire, adesso non mi ricordo, dovrei leggerlo insieme a te, il No, il messaggio. messaggio l'ha ricevuto sempre tramite WhatsApp, WhatsApp. esatto, WhatsApp solo, solo. Perché in realtà, come dici tu, io avevo pensato di fare tutto online, come faccio di solito, però ho detto, ma che meraviglia, un'azienda brown serissima con WhatsApp, perfetto, perché io tra riunioni così ho poco tempo. Non so perché, ma controllando con il numero che lei mi sta dando, vedo due partecipazioni. Sì. Non vedo la Vabbè, terza di cui allora, lei mi adesso sta io ti parlando. leggo quello che io ho ricevuto, quello che vi ho mandato, eccetera. Però, apro la parentesi, Non mi sembra corretto che da oltre 20 giorni, eccetera, adesso guardiamo le date esattamente, voi ve ne siete lavati le mani e io non so se avete avuto un problema tecnico, interattivo, ci può star tutto, per carità, ferie, eccetera. Però non è giusto che i clienti di fiducia vi abbandonano, cioè voi abbandonate i clienti di fiducia, mi sembra assurdo questo, non mi sembra molto corretto, Dire questo, ci eh? scusiamo per l'attesa, ma comunque abbiamo ricevuto numerosissime richieste, quindi un pochino ci vuole per la No, ma non lavorazione. è La quello. lavorazione non è Allora. immediata. No, non è quella la questione. Cioè, no, ma io ti capisco, è la procedura, per carità. Ma sparire, oppure potete mandare un messaggio in formato elettronico dicendo qualcosa, le faremo sapere. No, Guardi, il voi siete problema è che spariti. io vedo solo due richieste che non sono complete, quindi Esatto, la vediamo di terza invece, risolvere. adesso te le leggo, la terza dice che va tutto bene, però in attesa di risposta, ma voi da circa 20 giorni. Certo, Guardi, mi può attendere un secondellino, devo fare dei certo. controlli, E poi grazie mille. se mi fai parlare anche con un responsabile, così gli canto l'oremus, perché non è giusto, perché non è la colpa dell'operatore, è la colpa dei vostri sistemi. Che io capisco se Guardi, avete a voi scusi, un problemi attimo, informatici. Grazie, facciamo delle verifiche, poi le do risposta, grazie grazie mille. Attendo, mi metti la musichetta oppure non so. Eccoci, bene, mi ha messo la musica. Ragazzi, lo so. Signori, alle 16 e 13 minuti primi,
venerdì 21 agosto 2020, vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa. Infatti anche di là, ovviamente la Zeppelin si sta leggermente incapperando, acciugando. Vediamo un po' se riusciamo anche a parlare con un responsabile. Perché ricordo che questa è un'agenzia privata che lavora per la Brown. E musica maestro, adesso faccio un ballo con la Zaglina mentre. Intanto qua ci sono 31 gradi negli studi interni, eh? Già. Ecco, nell'altra parte del nostro studio ce ne sono 34, mi comunica di là la Jacqueline, eh? Intanto sono invitati tutti i nostri registi a raggiungere i nostri studi, perché non si può andare avanti, voglio andare in ferie. Ma ripeto, sono in ferie da 5 giorni, ma qua di ferie proprio nada de nada, non è possibile, per cercare di risolvere tutte queste problematiche che esistono in Italia. Allora, vediamo se si riesce a parlare con un responsabile o si riesce a fare delle ricerche, non lo so. Sì, il dottor Lodi Maurizio deve portare pazienza, eh? Ma tanta pazienza. In questo mondo materiale, come figura di presidente del brand, a volte dico, ma chi ce lo fa fare continuare, eh? In questa maniera, seguire i clienti, seguire i call center, cioè ragazzi, bisognerebbe fare tutto online, eh? Online, avere non paura, ma cominciare a comunicare questi disservizi, perché ce ne sono troppi, cioè, non è solo nell'ambito di acqua, energia, telefonia. Allora, guardi, come le dicevo, io questa terza richiesta non la vedo, eventualmente per una maggiore verifica, se ci vuole mandare anche uno screenshot di quello che ha ricevuto per email, lo può fare. Scusami, piano, non via mail, negativo, solo su WhatsApp. Sì, lei ha partecipato tramite WhatsApp, però ripeto, i suoi dati non risultano essere completi, perché per problemi di registrazione non abbiamo ricevuto. Ah, ma non c'entra. Nome e cognome, sì. Non abbiamo il codice fiscale, sì. E non abbiamo l'IBAN o numero di carta per effettuare il rimborso. Se lei gentilmente ci manda questi dati, ma per quanto tempo, scusami, scusami, per quanto tempo lo puoi fare? Un mese, 10 giorni, subito, cioè non ho capito. Non ho capito, dati. Non ho capito. Pronto? Sto chiedendo di inviarci gentilmente i suoi dati per email. Sì, ma ripeto, immediato? C'è una scadenza? O si può andare, non so, tra 10 giorni, 2 giorni? Adesso chiedo, sicuramente non c'è problema se si tratta di 10 giorni. Prenda un attimo che le... Sì, ma però, ripeto... Al tuo responsabile di sala, di zona, di rete, che è un call center, vorremmo anche avere una comunicazione, perché siete spariti da 15-20 giorni o quello che è, e non, guardi, mi sembra corretto. Non è la sola persona che sta attendendo, come le ho detto prima, abbiamo ricevuto numerosissime richieste, quindi chiediamo a tutti. Ma non è che avete, scusami, problemi informatici? Non è che avete problemi informatici? No, abbiamo ricevuto numerosissime partecipazioni, quindi ci vuole un po' per effettuare la lavorazione. Ho capito, però molta gente può essere stata, diciamo, incapperata, acciugata, come il sottoscritto. E se voi non li contattate personalmente, questi possono anche diffidarvi, denunciarvi o che ne so io, attenzione.
Non so se ci pensate, cioè state un po' giocando al col fuoco, non so, cioè. Guardi, se La prendete un po'. Ripeto, ci manda l'integrazione se vuole segnare i dati mancanti. Allora. I dati mancanti sono nome e cognome, sì? Il codice fiscale, sì? Un IBAN che si è intestata a lei, un numero di carta associato al suo codice fiscale. Che tipo di carta, scusami, che tipo di carta? Una carta postpay. Numero di carta postpay, oppure può indicare la carta prepagata dotata di IBAN, però in quel caso ci deve fornire l'IBAN. L'importante è che sia associata al suo codice fiscale. Ma scusami, ti interrompo un attimo. Io personalmente la postpay non ce l'ho, però potrei essere interessato. Come si può procedere? L'IBAN è intestato a lei. No, ma ho detto, scusami, forse non ci capiamo. Come postpay sarei interessato a prenderla. Ma come posso procedere? Tramite un ufficio poste? Come funziona? La postpay, l'ufficio postale, devi andare. All'anno quanto costa? Quanto costa? Ma guardi, io adesso le do informazioni per quelle che è la mia conoscenza, ma non lavoro alle poste, quindi magari potrei darle informazioni anche sbagliate. Io so che con 5 euro si fa una carta postpay e non dovrebbe avere costi di gestione. Perché ne hanno diversi, scusami, le poste ne hanno diverse. Deve chiedere direttamente alle poste, infatti, io non sono competente in materia. Uh-huh. Adesso sento quanto tempo può attendere. Certo. Per ascolta, per altri tipi, scusami, altri tipi di pagamento, tipo conto corrente, bollettino postale, andare nel negozio, prova a sentire dal responsabile se si può fare. Magari prendere altre situazioni della Brown oppure altro mezzo, non so, televisore. Prova a sentire perché. Televisore, no, non. L'iniziativa Ora riparti da te era destinata solamente a determinati prodotti. Articoli, i prodotti erano i rasoi, da quello che mi risulta. Dico bene? Esatto, anche i prodotti Brown per la cura della persona e poi altri tipi di prodotti. Quindi le consiglio di inviarci comunque anche di inviarci la foto completa dello scontrino, perché dalla foto che ha inviato è tagliato lo scontrino, quindi se ci manda una foto leggibile. Ma scusa, completa, allora se avete riscontrato questo, perché in elettronica o manualmente non avete scritto che avete riscontrato questo problema, prego contattare al numero telefonico oppure dal sito, non avete fatto nulla e questo non va bene. Guardi, scusate. Risulta completa, ripeto, c'è questa problematica, quindi se ci rimanda la foto completa con un codice EAN, adesso sentiamo quanto tempo ha per effettuare l'integrazione. Poi chiedi se è sufficiente PostePay o IBAN o che ne so io, altri tipi di pagamento se vengono accettati, perché tu lavori come agenzia di supporto della Brown, funziona così più o meno? Pronto? Non si sente più un nulla? Un attimo solo, mi scusi. Eh sì, va bene. Allora, vediamo se riesco a parlare con il responsabile, perché oggi qua ci vuole la mia pazienza. La riunione che ho, auguri, alle 16.45, chissà se riusciamo a finire, cioè dobbiamo fare la riunione del digitale terrestre. Ecco, vediamo se riusciamo a parlare con un responsabile. Allora guardi. Hai trovato il responsabile? Guardi, no, non è possibile parlare con un responsabile. Comunque, perché scusa? Se la manda la documentazione appena può, se magari vuole inviarci anche una mail nel frattempo, le facciamo riepilogo dei dati mancanti, le possiamo scrivere. Scusami, ti faccio un'altra domanda extra, scusa, ma il responsabile cosa vuole fare, la diva? Cioè questa è qualcosa di anomalo? Siamo noi delegati a darvi le informazioni, quindi, perché mi potrei un po' arrabbiare, io la prendo per gioco, però state facendo una situazione lavorativa underground, non siete seri, tu invece sei bravissima, per carità. Ecco. Grazie. No, è così, ma il sistema vostro che è tutto da rifare, ecco, bisognerebbe parlare del personale organizzazione che gestisce il tutto, l'ufficio risorse della vostra agenzia privata che lavora per la Brown. Così non siete seri, cioè non fateli più, scusa, non fateli più questi concorsi, perché vengono considerati non seri.
Non fateli più, basta. Date dei bonus, studiate delle altre formule. Alzo di appunto, però se ci vuole vi mandare i dati così rivalutiamo la sua partecipazione. Va bene? Ah, va bene, ah, faremo così. Allora, okay. Cos'è che ti ha detto il responsabile? Ci deve indicare il numero di telefono, il suo numero di telefono, così ritroviamo la sua partecipazione. Quando ci scrive per email di info@ ora riparti. Certo, no, no, ma va bene, no, no, ma c'è scritto nel volantino, no, no, c'è scritto tutto. Sì, guardi, gentilmente, come le dicevo. Mi dici il sito? Anche il sito vostro? Se lo puoi il dire? Sito, se lo puoi sì, dire? Lo posso dire, non so se è più attivo perché l'iniziativa è terminata il 23 di luglio. Il sito era www.oraripartidate.it. Ah, beh, sempre lo stesso. Allora, attenzione, tu mi dici che il sito non c'è più, ma se farete prossimamente, io vi dico auto, però non dipende da me decidere, ma se farete altri concorsi. È giusto che lavorate anche online e dovreste avere un sito sempre aperto, o no? Scusami, perché... Beh, guardi, perché è chiuso perché l'iniziativa è terminata. Allora, ripeto, ripeto, visto che i responsabili vogliono fare le dive, le star, che non sono neanche Qatari secondo me, perché non mi fai parlare ora? Non che gli canto l'Oremus, ma sono gentile per ora. Guardi, mi dispiace, ma non è possibile, ripeto, per qualsiasi cosa, se ci vuole può scrivere all'indirizzo che le ho dato. Grazie e io ti auguro buon pomeriggio, buona estate. Tanto, grazie mille. Come giudizio valutativo, perché non mi hai fatto parlare con il responsabile, 9, se no ti darei 10 lode. Purtroppo 9, va bene? Se va qualcuno bene, ti, guardi, ti registra, ma... Anche il codice è Anna del prodotto, che è il codice a barre, va bene? Perché almeno abbiamo tutto quanto quello che ci serve. Luce a lei, ho avuto il piacere di parlare con... Il mio codice è 02986. No, il nome, giusto? Guardi, le do il codice, va bene? Ah, va bene. Okay, va bene. Devo scrivere anche il numero di codice nella mail o non importa che ho parlato con l'operatrice per premiarla? No. No, niente. Non importa, la ringrazio. Luce a lei, buona estate, i miei omaggi e rivedete i servizi più seri, mi raccomando. Va bene, farò presente. Secondo me sì, va okay, bene? Buona giornata. Un forte abbraccio, la saluto di nuovo. A lei, arrivederci. Va bene, lo so ragazzi, lo so, il candy camera continua, facciamo uno stacco? Sì, la Jacqueline vuole fare uno stacco, ma cosa vuoi staccare Jacqueline, eh? Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radioyoganetwork@gmail.com e ti senti in forma. La gallina razzola il terreno. Guglielmo Marconi è inventore della radio e noi di letteralmente Radio Yoga Network. Siamo il nettare dell'etere in streaming, audio podcast 365 giorni su 365 day. Canalizzatevi. Bene, allora, come avete potuto constatare, parlando con un responsabile qui in Italia oppure anche altrove, può succedere in Europa, in tutto il mondo, non si riesce a parlare, sono tutte delle star, delle dive, anche se ci sono dei problemi che a volte gli operatori preparati, tra l'altro bravissimi, preparatissimi, silenzio Jacqueline che siamo in onda, che pazienza. E dicevo, sono anche non proprio specializzati, qualificati, direi, però se ci sono delle domande più attinenti al loro servizio, anche per cercare di migliorare i servizi, non solo per criticare, perché non è una questione, cioè la serietà secondo me deve essere in primis o no. Dite pure la vostra, scrivete, nessun problema. maurizio1presidenza@gmail.com oppure maurizio@associazionemarconi.com. voi scrivete il vostro pensiero,
Perché queste figure di operatori che non ti fanno passare i responsabili, che non si sa se sono lì in zona o sono lì, perché non è possibile che ci sia un call center che si è abbandonato in se stessi oppure ascoltano le telefonate registrate. È una cosa tutta assurda e non ci sono risposte e questi sono anche servizi ingannevoli perché devi essere sempre tu a fare delle ricerche. E chiamarli qui perché altrimenti loro, ciao bimbi, chi si è visto, chi si è visto, chi non si è visto, anzi, andiamo a chi l'ha visto, Rai 3, forse è meglio. E con la canzone chissà se va, eh? Ma sì che va, come diceva Raffaella Carrà, 16:28 minuti primi, 51 secondi, 43 decimi, termina questo Candy Camera Show, aggiungo io show, in formato estivo di questi call center. Oggi ci siamo occupati di un'agenzia privata del Brown, che vabbè, vedremo come poterci muovere anche con questi signori, probabilmente chiuderemo un occhio, dite anche voi la vostra, eh? Però non è giusto perché devono imparare a lavorare seriamente, anche se capisco possono esserci tanti problemi informatici, sono l'ordine del giorno. Io capisco tutto. I migliori saluti da Maurizio DJ, è tutto, venerdì 21 agosto 2020, dallo studio Zero, rete Ferrara di Letteralmente Radio Yoga Network. Continuate ad ascoltarci, continuate a seguire e anche sui social. Ciao a tutti, grazie, grazie, grazie. Non più fantasia, ma realtà reale. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Ciao gente, direttamente dal cuore, il dottor Maurizio Lodi, la vostra linfa vitale della tua vita.